San Francesco di Paola. Fondò l'ordine dei minimi in Calabria, prescrivendo di vivere con elemosine, senza possedere nulla né mai toccar denaro, nutrendosi con austerità. Chiamato in Francia dal re Luigi XI, gli fu vicino nel momento della morte. Per tradizione, uno spirito celeste gli apparve mentre pregava, con uno scudo luminoso su cui si leggeva «Caritas», e porgendoglielo disse: «Questo sarà lo stemma del tuo ordine». Seduto su una rupe, segno del suo eremitaggio, appare tendere le mani verso quello scudo, abbracciando la nuova via che Dio gli prospettava. San Vincenzo Ferrer, sacerdote dell'ordine dei predicatori, spagnolo di nascita, fu instancabile viaggiatore dell'Occidente. Si prodigò per la pace e l'unità della Chiesa. A innumerevoli popoli predicò il Vangelo della penitenza e l'avvento del Signore, finché a Vannes, in Francia, rese lo spirito a Dio. L'abito domenicano e la tonsura sono il segno della consacrazione religiosa. Il braccio alzato simboleggia il famoso miracolo del muratore, per cui questi, cadente, fu fermato per aria. Inoltre, indica il cielo come la vera meta. La fiammella ricorda il dono delle lingue, infatti fu un fervente predicatore. Le ali simboleggiano il fervore nelle sue omelie, che lo facevano sembrare l'angelo dell'Apocalisse, invitante tutti a seguire il Vangelo di Cristo. Santa Gemma Galgani. Dopo la morte dei genitori, Gemma prende a lavorare in una farmacia di Lucca, seguendo le attività paterne. Ma presto la sua vita, costellata di fenomeni mistici, la porterà alla contemplazione della passione del Signore e la paziente sopportazione dei dolori. La giovane, pur essendo laica, è rivestita dell'abito religioso delle passioniste, poiché ella ne fondò il monastero in Lucca. E se non fosse sopraggiunta improvvisamente la morte, si sarebbe consacrata. Indica la croce, poiché nella passione di Gesù vi è il compiendo della sua vita di amore e delle sue opere di carità. Santa Bernadette Soubirous. Marie Bernat Soubirous, detta Bernadette, è stata una mistica e religiosa francese, protagonista delle più note apparizioni mariane nella grotta di Lourdes. Bernadette è la semplicità che si contrappone allo sfarzo della Chiesa. Nei suoi umili modi ha instaurato il sodalizio spirituale con la Vergine Immacolata Concezione, rendendo la sua figura straordinaria e mistica. Nelle mani cinge la corona del Santo Rosario, catena dolce che rannodò a Dio tutta la sua breve esistenza. San Giorgio. La tradizione popolare leggendaria lo raffigura come cavaliere che affronta il drago, simbolo della fede intrepida che trionfa sulla forza del maligno. Questa raffigurazione trae spunto da un episodio in cui si narra che in una città chiamata Silena, in Libia, vi fosse un drago che uccideva con il fiato tutte le persone che incontrava. Gli abitanti gli offrivano per placarlo una pecora e un giovane tirato a sorte. Un giorno fu estratta la giovane figlia del re. Giorgio, promettendole il suo intervento, vestito da nobile cavaliere, infilzò il drago, simbolo del male, salvandola dalla morte, simbolo del peccato. San Marco Evangelista. Il suo Vangelo è uno dei tre sinottici. A Gerusalemme dapprima accompagnò San Paolo nel suo apostolato, poi seguì i passi di San Pietro, che lo chiamò figlio. A Roma si narra che abbia raccolto nel suo Vangelo le catechesi dell'apostolo e che poi abbia fondato la chiesa di Alessandria. San Marco era figurato nello scrivere il Vangelo, alle sue spalle il maestoso leone alato. Da un'antichissima tradizione veneziana, un angelo prende forma di leone alato e rivolge al santo la frase «Pax tibi marce, evangelista meus, hic requiescent corpus tuum».
Pace a te, Marco mio evangelista, qui riposerà il tuo corpo. Il leone simboleggia la forza della parola dell'evangelista e le ali, l'elevazione spirituale. Beata Vergine Maria del Buon Consiglio. Titolo mariano antico, risalenti a Papa Marco. Maria è colei che mostra il cammino e illumina le menti di pie donne, discepoli, apostoli. Il Cristo, rivolgendosi a Giovanni, discepolo prediletto, dice: «Ecco tua madre», invitando tutti i cristiani a seguire Maria, strada egregia consigliera per il paradiso. La raffigurazione tiene conto della tradizione secondo cui il dipinto sarebbe stato trasportato dagli angeli, da Scutari, per sottrarlo ai turchi che stavano invadendo l'Albania, per poi approdare in Italia, a Gennazzano. Santa Gianna Beretta Molla è stata una pediatra italiana dedita al servizio caritatevole e all'amore verso il prossimo. Incinta, con un tumore all'utero, preferì morire anziché accettare cure che arrecassero danno al feto. Madre e figlia, con uno sguardo rivolto al cielo, ricevono la sapienza e la fortezza, virtù del coraggio. Il camice ci ricorda la professione sanitaria. Dal taschino emerge un foglietto che ne ricorda il suo pensiero sulla cura delle anime e non solo del corpo. La Madonna guida il suo operato, indicando il suo grembo. Maria in esso porta la vita eterna, opera dello Spirito. Gianna la segue e dona al suo frutto quella stessa vita che Maria donò al mondo. Santa Caterina da Siena, dottore della Chiesa. Preso l'abito delle suore della penitenza di San Domenico, si sforzò di conoscere Dio in se stessa e se stessa in Dio, conformandosi al Cristo crocifisso. Lottò con forza e senza sosta per la pace, per il ritorno del pontefice nell'urbe e per il ripristino delle unità della Chiesa, lasciando celebri scritti della sua straordinaria dottrina spirituale. Caterina è ritratta in uno dei suoi tanti colloqui mistici avuti con il Cristo ed avvenuti nel chiostro del convento di San Domenico in Siena. Con mano paterna Gesù la benedice ponendola sul suo capo. L'abito è tipico delle mantellate senesi. Un libro ed una penna ricordano la sua grandissima produzione epistolare che l'ha resa dottore della Chiesa. San Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote torinese, definito da Pio XI genio del bene, confidando solo nell'aiuto della Divina Provvidenza, aprì una casa in cui si adoperò nell'accoglienza dei poveri, infermi ed emarginati di ogni genere. Il santo è raffigurato in un gesto d'amore paterno verso un bambino, simbolo della carità sociale che egli profuse in tutto il suo apostolato. Sulla facciata della piccola casa della Divina Provvidenza in Torino, una lapide inneggia il suo motto: «La carità di Cristo urge a noi».